permesso? È permesso? Ma non ci sta nessuno qua! Ma che sta succedendo in questa casa? Ma chi è? Don Ferdinando De Rosa, scusatemi tanto, ma non vi avevo sentito. E a che dobbiamo questo no? Ma chi era Vincenzino che sparava? No, ero io che schiattavo i palloncini. Vincenzino non ci sta. Non ci sta, eh? No, non ci sta. Donna Carmè, io ci devo parlare a Vincenzino. E se non imbacciate che ci posso fare io? Ma non, signore, donna Carmè, è una cosa delicata. Delicata e pericolosa. Madonna mia, don Ferdinando, ma che è successo? Donna Carmè, vostro nipote Vincenzino sta rischiando grosso. Mamma mia, io lo sapevo che prima o poi si metteva nei guai. Dite pure, don Ferdinando, io sono la zia e me lo sono cresciuto come un figlio. Vincenzino non ha nessuno, gli ho fatto da padre e da madre. E devo sapere tutto. E dite pure, io amo parlare, io sono forte. Ma posso parlare? Parlare, ma perché non parlare? Ah. Donna Carmè, vostro nipote? Mio nipote. Vincenzino. Vincenzino. Da un po' di tempo si è messa a ronziare attorno a Raghivilla. E mi credevo che era successo. No, ma questa è una cosa gravissima. Ma perché è una cosa gravissima? Perché Raghivilla è mia sorella. E beh? Ed è la mia unica sorella. E beh? Ed io sono il suo unico fratello maschio. E beh? Donna Carmè, ma voi dite sempre beh. E don Ferdinando, ma che devo dire? Non è successo niente di grave. Niente di grave? Niente di grave. Ma uno come Vincenzino Esposito si permette di alzare gli occhi sopra mia sorella. Mm. E perché? Avete da dire qualche cosa sopra mio nipote? Qualche cosa? Qualche cosa? Donna Carmè, è meglio che non mi fate parlare. Ah, no, no, voi ora parlate. E allora parlo. Vostro nipote è un disgraziato. Non tiene né cielo da vedere né terra da camminare. E non si può permettere di corteggiare un angelo come mia sorella. Ah, perché, scusa? Vincenzino è operaio specializzato, tornitore di prima categoria. Adesso è un periodo, ecco, che sta spunziando un pochettino. Ma Vincenzino è onesto, è per bene. Ma sta spunziando? E se sta spunziando, donna Gamba, io faccio per niente spunziare. Ma se la sta calmando? Ma che Vincenzino! Donna Carmè! Donna Carmela! Ehi! E allora? Sta giocando sceriffo! Ma qua sceriffo, io me ne devo andare! Ma sei ancora poco a palla tondolo! Ma a me che me ne importa, andate a chiamare! Vincenzi! Vieni, vieni! Sei contento? E fatto scappare il bandito? Allora, chi è? Oh, don Ferdinando! Oh, scusate, e non me lo dite che ci stava don Ferdinando? Don Ferdinando, mi dovete scusare, ma ci stavano i banditi là, ma non vi preoccupate, caroppi e pigli e freccette. Ma prego, accomodatevi, che cosa dobbiamo questo grande onore? Prego. Don Vincenzi, sono parecchi giorni che vi siete messo a fare il moschiglione attorno a mia sorella. Don Ferdinando, vi giuro! Ho giurato! Sulla mia parola! Ho giurato! E io non posso permettere che dentro al quartiere la gente ride alle spalle della famiglia De Rosa, perché la gente ride, donna Carmè, ride! E perché ride? Guardate, quello mi domanda perché ride. Io ho domandato perché ride! Quello mi domanda perché ride! È la seconda volta che domando perché ride! Quella mia sorella è una santa! Ah, perciò ride! Quella è nominata in tutto il quartiere per la sua purezza, la sua bellezza e la sua onestà. No, no, no. Quello è un fiore, è un fiore raro. Quella è sorella unica, chi sulla essa tenga, ne tenesse tre o quattro. Ah, vabbè, ma a me uno mi basta. Ma non pazziate, quella è una rarità, è un cammeo. Io poi che faccio? Piglio un cammeo e lo metto nelle mani di Vincenzino Esposito. E che ci faccio con un cammeo alla mano, scusate? Ma non pazziate. Ma non vi arrabbiate, don Ferdinando, non vi arrabbiate, io non faccio niente di male, ogni tanto passo sotto il balcone di casa vostra e guardo i vetri, le lastre di casa vostra. E non le dovete guardare. Non le guardo. Le lastre non le dovete guardare, mannaccia la vita mia. Oh, non le guardo. Quello è un fiume, è un cammeo. Tipo che faccio, piglio un cammeo e lo metto a rete l'asse insieme a Vincenzino Esposito.
Sentite, voi con me non dovete scherzare. No? Voi non mi conoscete a me, eh? Io sono il fratello della lastra. No, sono il fratello del cammello. Sono il fratello della sorella del che... I pigliaso a ruca, a me la America, io prendo il lastra, va bene? Statevi bene. La verità è stata chiarissima però, eh? Che scuola, che vergogna! Ma voi vorrete che invece di andare a lavorare va a guardare nel lastra? Ma si può sapere quando è che vuoi tornare a lavorare? A lavorare? Ehi! A lavorare! Ma allora tu qua a me muovere completamente distrutto! No! Tu muovere distrutto questa casa! Alla lemosa ne andiamo a finire! Per colpa tua e di quel nulla facente del professore! Chi lo muore fama! Chi lo minuto! Ma non muovi di scuola, te tu, no! Ah sì, guarda bene, ma per il credo sempre! Sfaticato! Siete due sfaticati! Ah, mamma mia! Ah. Piuttosto metti tutta la casa a posto, bella sistemata, che fra poco arriva il professore, eh? Ah, pure qua me la vuoi portare, sì! Brava, brava, e ringrazia Dio che in questa munnezza di casa ti deve sentire onorata di ricevere un grande ospite come il professore, grande personaggio! Ma qua grande personaggio? Chi è un grande morte e fama? Morte e fama, che lo sai tu, morte e fama, stai zitto, capisci tu? Pigliate, voglio metà a tavola, che oggi si mangia. Ah. E sai chi offre? No. Il professore. Un Gesù, Giuseppe Santander Maria. Chissà che brogli avete combinato. E sono i brogli, pigliate, voglio, e tutti i servizi di posate che abbiamo, vai, va. Servizio di posate. Che auto? Cadio i cucchiaio a fruttati ci sono rimasti. Mamma mia! È il professore! Presto rimangi con le mani, ecco, non passate più da posata io. Va bene, non ti arrabbiare, mangiamo a turno, va? Ma insomma, si può sapere che imbrogli avete combinato. Ah. Chi ve li ha dati questi soldi? Nessun imbroglia, sì! Abbiamo preso i cavalli! Uè, Marion, ma si dà rubati a cavalli sotto il carruzzello! Non capisci niente, come siamo rubati i cavalli? Siamo andati all'ippopotamo! Dove? All'ippopotamo! Che ma no, ma non capisci niente, l'ippopotamo! L'ippopotamo, diciamo, è dove corrono i cavalli, capito no? Io e il professore abbiamo andato all'ippopotamo e poi abbiamo andato nelle tribù. E che sono le tribù? Ma loro si ignoranda proprio, sai, ma le tribù sono i migliori posti dell'ippopotamo. Dove vanno tutte quelle belle persone elegante che si siedono, bello con cilindro in testa, il vestito nuovo, o binocolo in mano e guardano correre i cavalli così. Ma tu a chi vuoi ubriacare? Tu l'ippopotamo e binocolo e signore elegante. Insomma questi soldi chi ve li ha dati? Ah sì, i soldi ce l'ha dato la grande genialità del professore Parascandalo. Il professore ha inventato un sistema per fare soldi che è una cosa speciale. Mi ricordo sempre la seconda parte della parola. E qual è? Mi ricordo gemma. Però prima di gemma c'è stata la parolella che non mi ricordo. Ma, perché il professore ha detto proprio così, precisamente, ha detto Vincenzino, ho escogitato un'emma per fare soldi, però non mi versa, però vabbè, se mi viene nella capa te la conto, va bene? Ascoltami bene, va sì, allora. Guarda che grande genialità che il professore Parascandalo, siete. Allora, io e il professore siamo rimasti così. Io stavo nelle tribù, no? Ogni tanto che c'era la capuzza là fuori e chiamavo qualche signore. Dicevo, signore, sto qua, sono Vincenzino, mi guardate a me. Là sta il professore, che sa quale cavallo arriverà per prima. Voi non dovete cacciare neanche un soldo. Se il vostro cavallo arriva, bene, altrimenti non va niente. Vabbè, allora il signore andava dal professore. Allora, professore. Bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, gli dava il cavallo. E al professore, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, questo cavallo chi glielo dava? Se lo buttava a casa e dai giacchetta, sì, gli dava il nome di un cavallo, no? Il nome di un cavallo. All'ippopotamo ci stavano 8 cavalli che correvano. Allora il professore che faceva?
ha dato il nome di 8 cavalli a 8 giocatori. Ah! Un cavallo doveva arrivare per forza! Ma vino Gambruoglie, vino Gambruoglie! Stratta! E che destra? Prima di Gemma ci sta Stratta! Stratta! Gemma! Ah sì, il professore, siamo due artisti, siamo! No, mi siete due fatiglie! No, no, no! Alla salute!
zia Carmela di quanto avete depilato il milione. Depilato, eh? Oh, signore, no, dilapidato. Dilapilato, è apparato, non ce lo facciamo sapere, solo appilato. Ma no, signore, dilapidato significa sperperato, speso, mandato in fumo. Io possedevo un milione d'altra parte, l'ho speso, perché non ho mai amato il denaro. Ricordatevi che il denaro è la rovina dell'uomo. Anche della donna. Dell'uomo, inteso come individuo. È una malattia. E come tutte le malattie porta i suoi disturbi. Ma secondo voi perché le cose vanno così male? Qual è la causa di rovina principale? Rispondo io. Bravo, rispondi, caro. Il denaro. Bravo. Quando non c'è. No, quando non c'è. Il denaro sempre. Eliminiamo il denaro e l'uomo diventa perfetto. Allora, scusate, secondo voi io adesso sono perfetto? Sei sulla buona strada, ma dobbiamo fare ancora. Professor, ecco qua. Una volta che ci troviamo sull'argomento, è da tanto tempo che mi volevo parlare di Vincenzino. Posso sapere che non so calamme, eh? Ma quando è scostumato? Ma che ha maleducato? Ma che ha fatto il giovinotto? Ah, professor, Vincenzino da quando ha conosciuto voi ha lasciato il lavoro e non vuole fare più niente. Ha lasciato il lavoro, beh. Come voi mi rispondete, beh? Aggiungo pure che ci sta distratto. Che c'è distratto? Professor, quello era un ragazzo tutto casa e lavoro. Un ragazzo che non è mai andato al cinema, a un teatro, a un cinematografo, che non tiene una fidanzata, che non beve, non fuma, non legge il giornale. Un uomo morto, insomma. Un angelo, vi dico un angelo. Uè, chi lo tutto assieme che fa? Lascio lavoro, si mette a fotissutila, gioco con cavalluccia a dondola, legge i giornaletti, professore, con i palloncini. Guardate che depravato, con i palloncini gioco. Professore, ma quello ha sempre lavorato. Da quando era piccolo così, ho finito. Teneva 7 anni. 7 anni teneva e già lavorava. Oh, a 7 anni già lavorava. Sì, ti dico io bella che sarai stanco. Grazie, professore. A 7 anni già lavorava. Voi lo dite come se fosse un titolo di merito. A 7 anni già lavorava. E voi con questa affermazione così semplicistica vorreste prendere vostro nipote e lo vorreste rovinare. Ah, perché se Vincenzino lavora si rovina. Si rovina, sì signore, si rovina. Il lavoro fa male. Oh, un medico quando visita un ammalato che dice per prima cosa? Riposo assoluto. Io non ho mai sentito dire lavoro assoluto, mai. E poi il lavoro fa male, il ragazzo è incline alla filosofia e deve studiare. Cioè, io sono inclino. Il lavoro fa male. Del cervello, sì. Ma ecco, io vorrei dirvi una cosa molto importante. La gente si stanca per a lavorare, si stanca la doppia. Io questo vorrei sapere. È lavoro, vorrei sapere da voi. Perché la gente lavora tanto? Perché? Fino a 70-80 anni. Perché dice questo? Perché voglio riposare, voglio lavorare fino a 70-80 anni e poi mi riposo? Oh signore! Si deve riposare quando si hanno le energie per poterlo fare. Tutti lavorano e non vedono l'ora di poter riposare. Poi quando questo benemetto momento arriva, sono così abituati a lavorare che a riposare si stanno. Si stanno. Professor, ma allora come dite voi, Vincenzino non deve fare niente. Ma perché secondo voi non fare niente è facile? E che ci vuole? Guardate che ingenuità, guardate. Ha detto che ci vuole. Guarda che a me. Non fare niente, Marte, una disciplina, una filosofia. E non fare niente fatto bene vale molto di più del far tanto fatto male. Bisogna vedere naturalmente questo niente come lo si fa. Pigliate Socrate. Chi? Diogene. Platone. E chi sono? Può scarpare un barbiere o un farmacista. Ah, ci sta andare tutti con questo. Che sta dicendo la Carmela, signore? Sono i grandi della filosofia, tutta gente che ci ha insegnato la via della saggezza, sono i grandi filosofi. Tutta gente che non faceva niente, ma questo niente come lo faceva bene. Diogene se ne stava tutto il giorno sdraiato su. Mamma, Diogene. Faceva niente, parlava con le nuvole, con gli alberi. Era notte. La notte, sapete dove dormiva la notte? No. In una botte. In una botte. Sì, lui disprezzava il denaro. Diceva, omnia me, a me un corpo. Che significa che la sua ricchezza era tutta qui, nel cervello, qui. Che genio. Diogene, una capa tanto. Era malata.
Chi era malato? Diocio. No, signore, te ne va a capa tanto, ma non era malato. E allora era il capicchione. Ma che state dicendo? E voi avete detto che te ne va a capa tanto. Ma a capa tanto per raffigurare il cervello, il genio. Una volta lo videro che si aggirava per le vie di Atene con una lanterna in mano. E sapete cosa cercavo? Lo sapete? No. Cercava l'uomo. L'uomo, sì, l'uomo. Voi direte, ma che ci vuole cercare l'uomo? È vero. Figurate, ce ne sono tanti, ma quanti ne troverò? Ma voi immaginatevi la difficoltà di dover cercare l'uomo. Professor, ma che ce vuol? Bastava che scendevi in mezzo alla strada e trovava uomini così. Ma che state dicendo? Ma questo non capisce niente. Niente. Ma non è che cercava l'uomo fisico, cercava l'essenza dell'uomo. La domanda, la grande domanda. Dove va l'uomo? Chi è l'uomo? Ecco quello che cercavo. Non è che cercavo guardaporte cadrega. Un'altra volta, l'imperatore Alessandro, imperatore di tutta la Grecia, mi sa che questa notte l'ho raccontata ancora. Ma non faccio Alessandro. Fammi sentire. L'imperatore Alessandro, imperatore di tutta la Grecia, incontrò Diogene e gli chiese: Diogene, cosa posso fare per te? Sentite la risposta del grande filosofo. Voglio che tu ti tolga tra me il sole. Dica fesse che lui Diogene poteva avere una bella raccomandazione. Magari per un diploma. Così avrebbe dovuto rispondere io. E voi credete che uno come lui si sarebbe piegato al compromesso, alla corruzione? No, signore, quello era un grande uomo. Un'altra volta, mentre camminava, perché quello camminava sempre, incontrò un bambino che beveva col cavo della mano. Pensò, disse, ecco, questo bambino mi insegna che io porto con me delle cose inutili. Pam! E spezzò il bicchiere per dimostrare che lui non aveva bisogno di orpelli, di cose materiali. Ecco uno che non faceva niente. Ma questo niente! Come lo faceva bene! Ed ecco perché lo hanno esaltato! Perché lo hanno esaltato? Perché non faceva niente! Se era però specializzato come a Vincenzino, passava alla storia. No, Oh signore, solo chi non fa niente passa alla storia. E ricordatevi che di Edoardo Parascandolo e Vincenzino Esposito parleranno i posteri. Professore, queste sono tutte belle parole. Ma se Vincenzino non si metta a parlare, andiamo a finire sulle scale. Voi siete troppo pessimisti, sapete come dice il filosofo, tutto si aggiusta, tutto. Professore, se questo non lavora, caiamo a chiedere delle cose. Credetemi, il denaro non serve. Non serve. E vabbè, allora facciamo una cosa, voglio fare una scommessa a voi. Vabbè. Tu sei testimone. Io sono testimonio. Vabbè, ti dimostrerò che il denaro non serve. Oggi che giorno è? Giovedì. Benissimo, incontriamoci tra una settimana. E giovedì prossimo mi direte, professore, avevate ragione, il denaro non serve. Tra una settimana? Ma mo ci serve. Tu siete pessimista però. Pessimista, professore. Ma che è la verità? È permesso? È permesso? Sono stanno un po' a rischio, va bene tanto che non mi fa. Non vi preoccupate, ma non ci penso io. Vabbè. Prego, cavaliere, accomodatevi. Grazie. Cavaliere, voi ci dovete perdonare, ma noi oggi abbiamo mangiato perché quell'amico di Vincenzino ci ha portato da mangiare, perché sennò, cavaliere... Non lasciate perdere, Don Carmelo, lasciate perdere. Puoi privare una bella tazzone di caffè? Molto gentile, grazie, non prendo il caffè, sono già tanto nervoso. Vincenzino, ti devo parlare assolutamente. Sono già venuto qua diverse volte e non ti ho trovato. Ed ora che ci sei, finalmente possiamo parlare. E questa volta, caro Vincenzino, non mi scappi. Penso qua, poi ti voglio parlare, parliamo, no, scusate. Sì, parliamo. Come parliamo? Parliamo con la bocca, come? Cosa hai capito, dicevo, il signore? Scusate, non ho capito. Chiedevo il signore... Ma come me mettete? Quando il signore mi parla con lei mi manda in galera? Ma cosa hai capito? Domandavo. Il signore può sentire? Può sentire, cavaliere, scusate, ma cosa dovevo capire? Voi già state tutto così. Voi mi mettete a fare così? Lasciate che posso dire, vi presento il mio maestro, il grande professore Edoardo Parascandolo. Comunque, Vincenzino, o mi paghi l'affitto alla fine del mese, sono costretto a sfrattarti. La cosa mi dispiace non poco, primo perché siete state sempre degli inquilini puntualissimi e poi perché c'era quella certa amicizia. Io ti ho sempre voluto bene, perciò prima di metterti sul lastrico ho voluto avvisarti. Tua zia è stata molto gentile nei miei riguardi e mi ha espresso le ragioni della tua morosità. E in verità io sono caduto dalle nuvole. Ma mi domando e dico, com'è possibile che un giovane onesto e per bene come te lasci il lavoro e si metti a fare...
il dissutile, il vagabondo, il nullafacente, il rebossato. Cattivone, ma perché, perché? Davide, perdonate se mi allontano un attimo. Solo un momento. Va bene, non mi preoccupare. Questo qual è? Quello pure cerca l'uomo. Ma che stai dicendo? Ma no, signore, Diogene non era ricchione. Non era ricchione. Vai, non sbagliare, non sbagliare. Perdonate, cavoliere, sto qua, potete continuare. Posso continuare? Ma sono io che interrogo. Dunque, perché hai lasciato il lavoro così improvvisamente? Ma cavoliere, che ve lo dico, guardate, voi non capite. Ma che sono scema? Tu mi spieghi, io capisco. Ma io non posso perdere tempo. E neanche io. Devo pensare. Ma che cosa? A pensare! Io devo parlare con gli alberi, con le nuvole! Viaggia meglio sola! Ma che dici? Come faceva Sorata? Come faceva mamma? T'ha sbagliato, scusate, non è Sorata! Socrate, Socrate. Ah, non è Sorda, è Mammata! No, Socrate, Socrate! Ah, Socrate, Socrate! Ah, Socrate! Socrate, ma come si chiamava? Ah, quell'altro... Idrogeno! Diogene! Diogeno! 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 Che lato fa? Come si chiama che lato? Ah! Plutono! Platone! Platone! Ma Socrate, Diogene, Platone! Ma chi sono questi? Chi sono questi? Nagabadand! Cavoli, Diogeno camminava tutto il giorno con una lanterna in mano e cercava l'uomo! Guardate come è rimasto, guardate! Un giorno Diogeno andò in spiaggia a prendere il sole e mentre che stava là tutto disteso al sole, chi ti passa di là? Il commendatore d'Alessandro, commendatore di tutta la Grecia antica. Vide Diogeno che prendeva il sole e gli disse: Diogeno, se vorrebbe un posto, una raccomandazione, magari per tuo nipote. Sentite, sentite la grande risposta del filosofico. Guarda la nanza, che c'è piglioso! Gesù, ma questo è pazzo! Cavoli, cavoli, non è finita qua! Ancora? Ah, perché il comandatore d'Alessandro si incazzò e disse vicino a Diogeno: Diogeno, sai che c'è di nuovo? Vaffanculo tu e tuo nipote! Questo è completamente pazzo! E non è finita qua, cavoli! No, no, perché quello di oggi era un uomo che camminava sempre, si aggirava per le strade della Grecia antica. Un giorno, mentre che camminava, vide un pampino che beveva col cavolo in mano. Col cavolo? Cavolo, col cavolo. Allora, che fece di oggi? Che fece? Sentite, prese un bicchiere, bah! E lo spaccò in faccia al pampino che beveva col cavolo. E questo che voleva significare, capire, eh? Che voleva significare? Eh? Che la ricchezza dell'uomo stava nel cervello del pampino. E per omnia secula seculorum. Ma che c'entra Diogene il cavolo, il pampino, col fatto che tu non mi paghi l'affitto? Cavaliere, ma voi bevete col cavolo in mano? Io no! E allora andate a prendere un bicchiere e facetevi studiare la filosofia! Oh Gesù! Mi fa anche la mossa! Ma io adesso me ne vado e sai dove vado? Dall'ufficiale giudiziario. Cominciamo subito le pratiche per sfratto e sequestro. Ti faccio togliere il mobilio, le sedie, il tavolo, il letto! Anche il letto! Ti faccio togliere! Però per qualità, eh! A me che me ne importa, a me cavoli, tanto io vado a dormire in una botte! Se con me vuoi venire? Dove devo venire? A dormire in una botte! Ne prendi una grande per due persone. No. Gesù, ma questo è pazzo. Fatelo vedere da un medico, questo non ragiona più. Io da parte mia ho espresso tutta la mia buona volontà, ma non posso più aspettare. Come si dice? Davanti all'interesse, l'amore passa. Vi mando tutti in mezzo a una strada, sulle scale di una chiesa. Cattivo, cattivo, cattivo. Ma che ci sono cose, no? Cose Sant'Uffizio! Ma
malati, se va a venire bene, siamo guariti. È permesso. Pure Cristo. Don Vincenzi, vi devo parlare. È là, là, Don Giacchi. Don Vincenzi, vi devo parlare. Non posso, sto studiando la filosofia. E non è importante. Tanto quello che devo dire lo posso dire davanti a tutti quanti. Don Vincenzi, per il pagamento di quella fattura io non posso aspettare più. Perciò mi pagate. O se no quando è scelta la vista è lui. Ma faccia il robot ovino. Ah, no, no, Don Giacchi, abbiate pazienza. Quella mo' Vincenzino si mette a lavorare e in un paio di mesi ci paghiamo tutto. Donna Carme, donna Carme, donna Carme. Io di pazienza ne ho avuto pure troppo. Già, mo' ci mettiamo a aspettare un altro paio di mesi. A che le parliamo a fare? Abbiate pazienza, abbiate pazienza, abbiate pazienza. Questo si tratta di approfittare della povera gente e non sta bene. Adesso basta. Ma insomma, voi entrate nelle case della gente e vi mettete a gridare. Ma che si tratta questa qui? Il renaro. Il renaro. Vedi, Vincenzi, la gente quando urla si tratta sempre di denaro. C'è. Sempre. Vabbè, vabbè. Quanto dovete avere? Quanto dovete avere? E sono 150 lire per la stoffa e 30 lire per la fodera. Totale 180. Esatto. E voi per 180 lire fate sto chiasso. Ma quelle sono mesi che avanzo sti soldi. E vabbè, aspettate. Verrà il vostro turno e starete pagati, va bene? Come vi chiamate? Giacchino Cargiulo. Giacchino Cargiulo, G e G. No, no, no. Giacchino Cargiulo. G e G, Giacchino e Cargiulo. Dunque, oggi abbiamo 24, ecco qua. G e G, 180. 180. 180. Esatto. A posto, sì. Andatevi bene, tornate domani e sarete pagati. Possiamo quello domani via. E la settimana prossima, voi entrate. Vabbè, Giacchino, Giacchino, qua, Giacchino. Ma io vi ho pregato, scusate. Potete andare, tornate domani e sarete pagati. Ma scusate. Ma voi prima avete messo le mani in tasca? Ho messo le mani in tasca per prendere la gente. Ecco qua, guardate che ce ne stanno 44 prima di voi. Dovete aspettare il turno. Tornate domani e sarete pagato. Domani? Domani. E vabbè. Allora io domani stono qua. E io vi segno. Proprio qua. Ma se non mi fate trovare i soldi miei, abbiate pazienza, abbiate pazienza, abbiate pazienza. Signori, a tutti. E questo facciamo, questo facciamo tutto il santo giorno. O padrone casa, o salto, o salmiere, insulti, minacce, che scuorna. Non tengo più coraggio e caccia manca a capo, farà porta. Ma Carme, sapete come dice il filosofo? Ehi, se dopo di mano non torna a faticare, oi. Ma non posso, ci sei il professore qua. C'è il professore, sì. Aspetta, modo faccio per lei. Oh, professore, Diogene, Oh, no! Ma chi è che sta a fare adesso? Cugino del qui presente Esposito Vincenzo, che nel 1900.
aspettate, aspettate, ma così lo trattate il notaio, lo cacciate via. E che facciamo, ce lo cresciamo? No, signore, ha degli incantamenti, vediamo di che si tratta. Prego, notaio, accomodatevi. No, questo Esposito Armando è morto. E ha lasciato 10 milioni a un cugino Esposito Manuele, residente all'America. Non siamo noi, come potete andare, potete andare. Un momento. E ha lasciato 25.000 lire a un cugino Esposito Vincenzo, residente a Napoli. Oh, io questo vi volevo dire. Stavati bene, voi. Stavati bene, veramente. Allora vai! Sono Dario! Sono io, Vincenzino Esposito! Siete voi! Siete ricordate, eh? Non so, mi sono ricordato benissimo, bravo, proprio! Bravo. Dunque, tuo cugino ti ha lasciato 10 milioni! Ma quale 10 milioni? 10 milioni le ha lasciato un cugino residente all'America! Ah, questo è un altro cugino! Sì, signore! Che non è morto ancora! E che devono morire tutti quanti! No, no, ma quello pure se era morto, con 10 milioni! Sapete come risuscitavamo presto? Cielo d'aro! Ma a me 25.000 lire! Sì, un legato! Mamma mia! E perché legato? Un legato di 25.000 lire! Ma poi lo possiamo sciogliere! E come non lo potete sciogliere? Ma che stai facendo? Cioè, no, legato è un mandato! Ha mandato? Un documento! Tu vai in America e ti vai a prendere i soldi! Lasciatemi in America! Fermalo! No, qua! Ah, hanno trasferito il denaro alla Banca d'Italia, a Roma! A Roma, andiamo a Roma! No, qua! Ah, al Banco di Napoli, allora! Ma no, signore, qua! Tanto, sotto la tavola! Togli i soldi in naso! E dove ne vai qua? Guardate i soldi, questo qua, guardate i soldi. Basta che voi mi firmiate questo documento e io vi resterò l'intero ammontare. Deve firmare. Meno male che glielo ho insegnato proprio due giorni fa. Meno male, professore. Questo, firmate voi, non ci tenga proprio, guardate. Il personale la firma. No, non ci tenga queste cose. Se vuoi i soldi devi firmare, Vincenzo. Su, non ti emozionare, su. Come ti ho insegnato io, mi raccomando. Me lo fa. Thank you.
Calmati! Oramai quello che fate è fatto! E poi non devi incolpare gli amici tuoi, perché la colpa è solo tua! È colpa mia, perciò! Cioè, sei uscito con tutte le 25.000 lire in tasca! Ma che ci c'entra questa qua? Ma come che c'entra? Ma dico io, tua zia le aveva nascoste così bene il tuo cassetto della credenza là in cucina! Tu che fa? Ti vai a rubare tutte le 25.000 lire per rubare i soldi a te stesso, fai un autofurto! Ah sì, perché chi li accompagna mi guetano sempre, mi spottano! Mi chiamano Morte Fam! E io mi avrei tenere i soldi li ho portati con me! Ecco, è stata punita la tua vanità! Madonna, perciò! Ho capito chi si è rubato i soldi! Va bene, capite? Chi è stato? Sì, è stato Marco Dill! Marco Dill! Marco d'infanzia, ma non dire sciocchezze! No, no, isso è stato, perciò! No, perché qui la festa mi abbracciava! A un certo punto mi ha messo le mani qua! Come per dire grazie Vincenzini che mi hai fatto rubare le 25.000 lire! Ladro marinuolo! Cioè, tu ti devi calmare! Che mi sono io quando in galera, quando lo rende? Cioè, calmati, capito? No, ma come tu studi la filosofia e sei così materialista, vuoi uccidere addirittura il tuo amico d'infanzia? Mi sono io spacca proprio! Cioè, tu in questo caso devi fare come fanno gli eschimesi. Sai come fanno gli eschimesi? Ma ne saggio, signore! Quando succede una disgrazia, loro si ripetono 1.000, 2.000 volte che la cosa non ha importanza. E tante volte se lo ripetono, fino a che non se ne convincono loro stessi. Tu devi fare come loro, va bene? Tu ti metti davanti allo specchio e ripeti a te stesso: ho perduto 25.000 lire. Non mi importa, non mi passa neanche la capa. E ti fai pure una bella risatella consolatoria. E mi dà, eccolo qua lo specchio. Davanti allo specchio, ripeti appresso a me: ho perduto 25.000 lire. Ho perduto 25.000 lire. Non mi importa, non mi passa neanche la capa. Non mi importa, non mi passo anche per la capa! Ma tu ti devi calmare! Non vuoi capire che il denaro non ha mai dato la felicità! Al contrario, crede agli infelici! Sapessi quanta gente ho conosciuto io che prima di diventare ricca era gente onesta, semplice, disponibile! Appena entrano in possesso del denaro diventano gretti, avari, brutti! Vabbè con Matteo, guarda quanto sei brutto, va, guarda lì. Grazie, professor, mi ricordo. Ma voi capite che tenere il denaro è una delle più grosse disgrazie che possa capitare. Beh, questo lo so, professor, perché sto studiando la filosofia. Sto inclino. E allora? Ma che nuovo problema è che è male che non stai inclino. Questo lo so. E di filosofia non sapevo niente. No. Io la bella sapevo che mi hanno rubato i 25.000 lire, fa come i neozelandesi. Ma come fanno i neozelandesi? Mi spacca la capa a due quattro. I neozelandesi spacca la capa a due quattro. I neozelandesi non lo so, zia Carmela sicuro. Cioè, zia Carmela non lo sa. E poi può essere anche che per prendere questo denaro è stata una fortuna. Ne esageriamo, perciò la filosofia fino a un certo punto. Ma però. Come fino a un certo punto? La filosofia non ha limiti. La filosofia sempre. Secondo la filosofia orientale, per te prendere queste 25.000 lire è stata una fortuna. Sì, te l'ho mai raccontata la grande parabola cinese? Non te l'ho raccontato la grande parabola cinese? Non la conosco, stai. Beh, è una lacuna che colmeremo subito. E dobbiamo andare. Sì, te la racconto adesso, ecco qua. Dunque, in Cina viveva un vecchio contadino con un figlio e un cavallo. Un giorno il cavallo se ne scappò. Allora gli amici andarono dal vecchio per esprimere dolore per la disgrazia che gli era capitata. Ah, oh, chi mi dice che sia una disgrazia? Disse il vecchio. E aveva ragione, perché il giorno dopo il cavallo tornò portandosi dietro altri 6 o 7 cavalli selvaggi. Allora gli amici tornarono dal contadino, questa volta per esprimere la gioia per la fortuna che era capitata. Ah, oh, chi mi dice che sia una fortuna? Disse il vecchio. E ancora una volta aveva ragione. Perché dopo qualche giorno il figlio, cavalcando uno di questi cavalli selvaggi, cadde e si spezzò una gamba. Allora gli amici... Nata la volta! Stavano sempre a dare la porta. Ah, sempre dietro la porta, sì. Tornarono dal vecchio per esprimere dolore, naturalmente, per la nuova disgrazia che era capitata, che il figlio si era spezzata la gamba. Oh, che mi dice che sia una disgrazia? No. Quella è la grande parabola e tu dici no. E la parabola, ma la madre da che lato, per su, voglio ma che c'è da... voi avete fatto così prima, così. Sì, l'ho fatta per esprimere la paralisi del contadino. Ma cosa no, ma chi la parola sa di cazzo? Stammi a sentire. Quando gli amici andarono dal vecchio per esprimere il dolore, il fatto che il figlio si era spezzato la gamba, era caduto da cavallo, il vecchio, paralizzato la capova, era così non mi sbagli più, disse, e chi mi dice che sia una disgrazia? E aveva ragione ancora una volta. Perché a un certo punto
senza che nessuno se l'aspettasse. Improvvisamente, boh! Bu 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 bu! Ludmilan! No. La guerra! E l'hanno una cannonata, l'hai pigliato per tricchetà! C'è più una guerra tremenda! La grandissima guerra! Il figlio del contadino, che si era spezzata la gamba, non andò in guerra e non morì come gli altri giovani del suo villaggio. Dunque, che cosa ci insegna la grande parabola cinese? Che il figlio del contadino teneva un bello mazzettino! Ma signore, la grande parabola cinese ci insegna che la vita è fatta di cose belle e cose brutte. Ah, cose belle, belle. Che non bisogna mai, mai esaltarsi per le cose belle, sì, né battersi quando succedono cose brutte, ma regolare, prendere tutto con equilibrio. Sì. Scusatemi, ma come finisce questa barzelletta cinese che avete contato a mamma? La parabola la chiamo barzelletta. Ma lo fa ridere, ma fa anche ridere, ma è una parabola, hai capito o no? Chi ha vinto la guerra? Ma la guerra non c'entra. Non sapere la guerra chi ha vinto. È un evento negativo contro uno positivo. La guerra è una cosa brutta, la salvezza del figlio è bello, vuoi capire sì o no? Bella e brutta. Sì, bella e brutta. Bella e brutta. Bella e brutta. Ci chiamerò 25.000 lire per servire. Io ti voglio dimostrare con un esempio pratico quanto sei stato fortunato tu. Fammi bene sentire. Sì, voglio sapere. Tu hai venduto 25.000 lire. Non me lo ricordate, ma non so come fare. Con queste 25.000 lire tu ti volevi comprare un'automobile. Ma mia, un'automobile, sì. Era un tuo desiderio nascosto. Era un canno, bravo, un canno. E allora, tu ti compri l'automobile, sì, è un bel giorno di primavera, decidi di andarti a fare un giro in campagna insieme a zia Carmela. No, senza zia Carmela. Va bene, senza zia Carmela. Allora, ti metti al volante con questa automobile, campagna, bella giornata di sole, gli uccellini che cantano, primavera. A un certo punto non ti accorgi più. La scarpata di faccia cade nel burrone e muori. E allora? E allora me la porto, zia Carmela! Non fare lo spiritoso, non fare lo spiritoso. Ma perché si muore, perciò? Si muore, con l'automobile si muore, vuoi capire? Sei stato fortunato, hai ricevuto la grazia. Sei stato miracolato. Ma tu sei devoto a San Gennaro? San Gennaro, San Gennaro. Quello è proprio tuo santo, mira. Vuoi capire che è stato lui a farti la grazia? Ah, isso è stato! Isso è stato, San Gennaro, sì. Adesso noi faremo una bella preghiera di ringraziamento a San Gennaro. Ah, ci ringraziamo? Certo, no, allora, no, vieni, ti pesci appresso a me. Appresso a voi, signore. Caro San Gennaro. Caro San Gennaro. Io ti ringrazio. Per la grazia. Per la grazia. Che hai voluto fare. Che hai voluto farmi. Anche se io non te l'ho chiesto. Anche se io non te l'ho chiesto. No, vieni qua, vieni qua. Scusate, questo è un... San Gennaro. Adesso ho la grazia, se devi che io bene, altrimenti non me la fai, non cosa c'è? La stemmiatura, la spiego! Ma come quello ti fa la grazia e tu la rifiuti? Ma che la zia Carmela mi spacca la cosa come con me? Zia Carmela, non vuoi capire che non lo sa? Come la zia Carmela che non lo sa? I 25.000 lì stanno ancora là, in dove assetta la credenza in cucina. Stanno. Perciò però chi sono scherzi che non si fanno, ne c'è! Ma dove stai andando? Mi impressiono così, Dove stai andando? Ma non pigliare 25.000 lire! Ma la zia Carmela che non lo sai, 25.000 lire stanno là, ma te cosa sai? 25.000 lire non ci stanno più! Ma ancora ci sono, non ci stanno più, mi sa che c'è già mamma che ti mangerei, mi sa che mi di Zitto sangue! Ma che paura della madrina che... E come ti spaventi presto? Buongiorno, professore! Buongiorno, signora! Genzi, ma dove si sta? Si sta chiuduto ruolo per tutto parte! E sono stato a bar con gli amici! Bravo, e ti sei divertito! Non le dire niente! Vai, Vincenzi, ti sei divertito? Vincenzi, no! Ma rispondi a zia Carmela, ti ha chiesto senza divertito, non le dire niente! Vincenzi, ti sto domandando, ma ti sei divertito? Vincenzino, ti do uno schiappone, rispondi a zia Carmela, non le dire niente! Ma siamo già, ci sono! Non le dire niente dalle 25.000 lire, dille che ti sei divertito e basta! Ah, scusate, adesso, zia Carmela! Io mi sono solamente divertito e basta! Bravo, bella ragazzi, ti ha divertito! Grazie! Vincenzi, ma mi dimenticavo! Ma tu posso fare una bella risata io? Pure io a te, ma dopo! Guarda il cavo! Indovini questa che cos'è? Questa è la carta del padrone di casa! Sicuramente ho sfratto! Mi ha giocato la finestra! Ah sì, a me vanno troppo a dire! Professore, leggete voi! Guarda qua, vediamo che si tratta! Ecco qua, sì, c'è timbro, tribunale di Napoli!
cavalier Coletto Alfredo. Coletto Alfredo, Coletto Alfredo! Noi ufficiale giudiziario. Ufficiale giudiziario, ufficiale giudiziario. Pagliarulo Salvatore. Pagliarulo Salvatore, Pagliarulo Salvatore. Il finale è bello, ma per me. Indimiamo lo sfratto. Zan, zan. E sono da te qua, dai. Voi Vincenzi che ricca per le ma tu con questa carta, ma da padronica, paghi tutti gli arretrati. Sì, sì, non ti preoccupare, pago tutti gli arretrati. Bravo, pago tutti gli arretrati, bravo. Ma tutti quanti non mi importano, mi passano anche per le schimese. Non mi importano, mi passano anche per le bravo. Bella risata, bravo, così. Non mi importano, mi passano anche per la capa. Bravo, aspetta, bravo, così. Bello, bravo. Professore, sì. Sta avvenendo, Don Ferdinando De Lo. Ricevetelo, dite che Vincenzino non ci sta, me la vedo io. È permesso? Prego, accomodatevi. Non ha cammino, Vincenzino non ci sta. No, non ci sto. È uscito e non ci sto. Ma non sapete quando torna? E io che ne so. Torna, non torna. Ma io che ne so. Ma per me io ci devo parlare un momentino, se permettete l'aspetto. Fate come volete lei. Aspettò, non aspettò. Ma io che ne so. Premettete, c'ho sul fuoco il ragù, lo va a capotare un momento. La, 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 la. Ora, buongiorno professore. Buongiorno. Io sono Don Ferdinando De Rosa. Piacere. Voi non mi conoscete, ma io vi conosco, qua tutto il quartiere parla di voi. Ah, beh, sì, io parlo con tutti, do consigli a tutti quanti, E tutti quanti sanno che avete un grande ascendente su Vincenzino. Sì, Vincenzino è il mio discepolo prediletto. Professore, voi mi dovete salvare. Di che si tratta? Ditemi. Ecco qua, professore, io ho saputo che Vincenzino ha avuto una grossa eredità dall'America. Ah, e come, già l'avete saputo? E qua nel quartiere si sa subito tutto. E so che basterebbe anche una sola vostra parola per convincerlo. Professore, voi dovete persuadere Vincenzino a prestarmi 200.000 lire. Tiene parola, come mi hai prestato 200.000 lire? Voglio dire dopo quella partaccia che gli avete fatto ieri, gli avete dato quella umiliazione. Ah, ce l'avete saputo. E qua nel quartiere si sa subito tutto. Imma sputassa in faccia. L'ho capito. Imma sputassa in faccia. Ma come io ho la fortuna che uno come Vincenzino corteggia mia sorella e me la lascio sfuggire. Se solo mamma non mi avesse mandato a fare quella partaccia. Ah, ma perché è stata vostra madre a mandarvi? Se è stata, professore, quella è una donna tremenda. Vostra madre? Oh, mamma mia. Professore, io non so come devo fare. E cambiate madre, che ci vuole? Ma di che si tratta? Io vi vedo sconvolto, ditemi, su. Professore, non per sapere i fatti di Vincenzino. No. Ma quando è ereditata? Chi è? L'altro? L'americano? Me ne importa dell'americano a me. Ah, non mi importa dell'americano. Adesso me non lo conosco neppure. Allora volete sapere i fatti di Vincenzino? Sì. E ditelo chiaramente, perché non ci sono segreti, non ci stanno più segreti, ormai si sa. L'eredità del secolo. Una grossa cifra, Sì. Tenetelo forte perché potete in terra. No, no, dite, dite. 10 milioni e 25 mila lire. Oh, mamma mia. 10 milioni. No, no, 10 milioni e 25 mila lire. Imma sputassa in faccia. Ma scusate, perché non lo fa? Basta sputare in aria e avere il coraggio di stare fermo sotto ad aspettare. Ma su, ditemi, di che avete bisogno? Su, dite. Ecco qua, professore, io ho un pastificio a Torre Annunziata. È un pastificio che va benissimo. Ma il gioco mi ha inguaiato. E il pastificio che è una miniera d'oro ne ha risentito. Gioca una brutta bestia. Sì, ma io adesso non gioco più, professore. Professore, io se voglio le 200.000 lire le trovo. Basta una telefonata. Ci sta un certo Valentino. Carico di soldi, ma è uno strozzino maledetto che presta il denaro al 45 se non al 50%. Ma voi che dite? Ma che dite? Non vedete, c'è gente che specula con denaro in questo modo. Ci sta, ci sta. Ma guardatelo poi, prendono la gola la povera gente. Bravo, professore, prendono per la gola. Io però se trovo uno come Vincenzino che mi presta il denaro mi metto a posto. E certo, ci vorrebbe uno che prestasse i soldi anche per dare una lezione a sta carogna, guardate un poco. Poi avete un pastificio a Torre Annunziata, Sì. Vostra sorella Rachilina. Rachilina? Sì. Ditemi una cosa, come si chiama sto galantuomo che vi presta il denaro? Valentini. È un certo Valentini da Mafia. Io lo conosco. Sì? Fulvio Valentini. No, Tullio Valentini. Tullio Valentini, detto Fulvio. Comunque è uno che si è fatto il denaro in America con il commercio clandestino dell'acqua. Sì, chi l'abita nel basso lì? No, al povero. Sì, al povero.
via Luca Giordano. Luca Giordano 23. No, via Luca Giordano 28, secondo piano, interno 3. A porta a destra. A sinistra. Ferdinando, quando io conosco una persona, mi tengo stampato a capo, vedi? No, comunque non abbiate timore, perché io sto già escogitando uno stratagemma per farvi avere i soldi e il denaro che da questa è la propria Vincenzina. Ma voi che dite? E come che dite? Volete che Vincenzina sposi dopo il bene che vuole la vostra sorella, non vi presta le 200.000 lire. Insomma, perché pure voi pensate che Vincenzino vuole bene a mia sorella? Quello pure mamma lo vuole sapere. Bene, quello è innamorato pazzo. Sì, quello è innamorato pazzo. Anzi, fate una cosa, perché io adesso sto già studiando una stratagemma, sto studiando un piano. Fate una cosa, facciamo in modo che Vincenzino e vostra sorella si incontrino proprio qua in questa casa. Poi arrivate voi, vi cogliete sul fatto da cosa nasce cosa. Da cosa nasce cosa, bravo, su. Pure mamma sarà contenta. Bravo, andate a casa e dite a vostra sorella che con la scusa di cercare voi viene qua in questa casa, va bene? Mi raccomando, senza indugi, eh? No. Bravo, bravo. Andate e sacrificate la sorella. Sì. Accendete i soldi, sacrifica tu. Su, andate, fate venire vostra sorella. Professor, vado a casa e la faccio venire. Bravo, fatela venire. Non la faccio nemmeno vestire. Addirittura nuda. Ma no, non esagerate. Ma no, professor, nel senso che come si trova in casa la faccio venire. Andate, su, andate. Grazie, professor, grazie. Andate, su. Ehi, che modi, che sbadato. Vincenzino? Non mi portano una strada per la capa. C'è. Vincenzino? Non mi portano una strada per la capa. Caro. Sì. Volevo dirti una cosa. Sì. Tra poco riceverai una carta. Non tenerne conto, stracciala. È già l'ho stracciata. Hai fatto benissimo, in questa casa potrai rimanere quanto vorrai. Ma io vi devo pagare i pigioni. Ma non farvi arrabbiare, non parliamo di soldi. No. Mi pagherai quando vorrai e se potrai. Anche mai. Se le avrai me li darai, se non le hai non me li dai. Ai. Ciao, carissimo. Fammi un capo al centro, mamma mia, perciò non vuole i piccioni. Non vuole i piccioni, vuole fa, ma questa mi sa fa un balletto. Il balletto, sì. Ti crede ricco, naturalmente, i ricchi sa non pagano mai. Non pagano mai, ma tu non sai, Don Ferdinando De Rosa, che è venuto a fare qua? Lo sa, ci voleva fare la scutuliata a me. Ma signore, ti voleva chiedere scusa. Ma come, che non mi ha fatto che la partaccia ieri? La partaccia l'ha fatta ieri perché la madre gli ha detto che te la doveva fare. La madre. Sì, lui è preso dall'orgoglio e dal bene che vuole alla sorella. E siccome vede che la sorella piange e si dispera, povero Don Ferdinando. Don Ferdinando piange e si dispera? No, è la sorella che piange e si dispera. Ah, la sorella! Ma la sorella di chi? Gente, di chi stiamo parlando? Che ne sai, messo? Don Ferdinando è sposo, la cui sorella. La cui sorella? Chi è la sorella? Chi è la sorella? La Chirina. Ah, la Chirina. E che fa la Chirina? Mi piange e si dispera. Perché? E la si è appicciata la Chirina. Mamma mia bella. Non te l'hanno detto? Si è appicciata la Chirina. Sì. E non l'hanno spenta ancora. Ma non fa una stanzi. Ma stai con una malata pazza. Di te, no, non può essere. Vi dovete credere, io non ho mai dichiarato. Va bene, sei mai dichiarato, ma che cosa hai fatto con la Rachilina? Che sai che ho fatto? Ogni tanto passi sotto un balcone di casa sua, guardi i vetri, le lastre di casa sua. Bravo. E tu con questo gesto così apparentemente innocuo pensi di non aver fatto niente? Tu hai scatenato la tempesta nell'animo di quella creatura. Che le ha fatto? Ma come l'hai guardata? E per forza, guardatela, guarda, quella rimane incinta, povera figliola. Ed esagerate, persone. Rimane incinta. No, ma non ci arriva fino a là. Sta zitto, ricordati che Rachilina non è una ragazza dei giorni nostri. No. È una ragazza seria. Seria, sì. Capito, ma che fa Rachilina? E tu fai il primo che la guarda attraverso i vetri, quello se la deve sposare. Cioè, se io l'ho guardato per prima. Tu hai guardato le lastre. Io ho guardato le lastre. E tu devi riparare. Io riparo la lastra. Ricordati che quella quando si mette una cosa in testa dice, qui fu Napoli. Che dici? Qui fu Napoli. Poco, sì. Fratello è preoccupato. Sì, l'ha detto chiaramente. Questo io ho paura, quella mia sorella diventa iettica. Capisci una volontà? Ma capisco, ma che diventa iettica per me? Che per me allora, Gesù, quella grida tutto il giorno, che io mangia, grida.
O quello o nessuno! Così grida! O la morte o Vincenzino! Così grida, sì, nessuno! Così grida. Alla morte Vincenzino! Ci ma la rivoluzione francese! O la morte o Vincenzino! Ah, quello quello! O quello quello! E piange! Piange tutto il giorno! E bagna! Ebbene che tu lo sappia! La ragazza bagna! E lasca di reni! Ma che stai dicendo? Oh signore! Bagna come l'acqua! Del pianto! E pianto delle carte del pianto pianto! Ma che cacchio sta dicendo? Ma che cacchio ne so? Ci sono la perla si sta consumando tutta, povera figliola! Con la candela, poco alla volta! E abbiamo messo! Che avete avuto un incidente? Dopo Gensì, sono venuto per riverirvi. Voi siete venuto per quelle 180 misere lire. No, 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 per carità, quali soldi? Tra me e Don Vincenzino questa parola non la dobbiamo nemmeno nominare. La dobbiamo, come si dice, bollire per sempre. Io sono venuto per servirle e basta. Don Vincenzino, io sono pentito e mortificato. E se me lo permettete, volesse fare un vestito di mezza stagione. Un cappotto, un chemise, un vestito pesante. E un gammardino leggero, leggero. Per il pagamento quando state comodo voi, magari fra 100 anni. Domandate e io rispondo. Appunto, ho domandato. Rispondete voi.
Se voi non domandate, come faccio a rispondere, scusate? Vincenzino, forse non avete inteso. Ho domandato e rispondete voi. Io non ho inteso? Io sono sordo? Ma che dici? Non pare arrabbiare il ricco signore. Hai sbagliato tu, non sbaglia mai, capito? Non si dice rispondete. E come si dice? Si dice garantito, garantito. Poi glielo dico io, guarda, sai, tu sei ignorante, non sai manca leggere, non sai scrivere, impara, impara. Vincenzino? Senti, per quei vestiti miei garantisci tu? Oi, boh! Giacchino? Garantisco io, non ti preoccupare, vai, scrivi. Vestite il cappotto. Vestite il cappotto, mi raccomando, topo grigio, perché mi piace. Grigio topo. Perché come ha detto? Avete detto topo grigio. Ma come è scappato topo, ma sembra che... Ma non mi preoccupare, professore, modestamente, state a mano all'atta. All'attacca, 52. Non mi importa, non mi passo anche la capra. 64. Non mi importa, non mi passo anche per la capa. 76. Non mi importa, non mi passo anche per la capa. Professore, ma che dice? Ricco, pensa che tu vuoi fare i numeri al lotto. E allora dici non mi importa, non mi passo neanche per la capa. E allora perché? Lamenti? Non sei contento del tuo lavoro? Ma guarda mai, so, il lavoro è poco, la gente non paga. Non paga, vorresti guadagnare di più, eh? Lui pazziato. Io lavorerebbe fino a che mi ci passavi ste due. 87! Non bestemmiare, non bestemmiare! 87 è una bestemmia! No signore, è quell'altra cosa che hai detto, ignorante. Io lavorerebbe fino a che mi cercassero la vista degli occhi, ma come? Padre eterno, ti dà un dono così grande e tu lo butti via così, eh? E dimmi una cosa, quando diventi cieco, e i soldi, come conti tu, stronzo? Come conti i soldi? Come? Ma dimmi una cosa, tu lo conosci? Io ce ne... Al sarto! Ma perché tu conosci tre sarte? No, conosco pure Salumiero, o Tappazzino, e là. Non mi do su una capa tanta. E Socrate, conosci Socrate? Un Gesù Russo, non conosco il padre di mia moglie. Ma che storia, conosci, ma che storia, conosci, te qua, mi stato così. E dimmi una cosa, Plutone? Ma chi è sto Plutone? Non conosci nessuno, insomma, nessuno. Per favore, ci sta Ferdinando De Rosa, mio fratello? Io sono Rachelina, sua sorella. Vedi, Giacchi, questa è la sorella. I Platon! Ma state, si riesce a fare un po' di più. Vai via, vai! Prego, prego, accomodate che voi state già. Il Gensino? Non mi importa, non mi passo anche per la capa! Vieni fuori, vieni a vedere chi ci sta! Non mi importa, non mi passo anche per la capa! Ma ti vado a comprare lo sigaro al tabaccaro! Non mi importa, non mi passo anche per la capa! Avete piante? No. Come no? Fuori al balcone ci abbiamo tante belle piante. Io preferisco le ortensie. Non signore, niente piante. Ma perché? A me mi piacciono le piante. Io le annacquo tutti i giorni. Non signore. Non le devo annacquare. Non signore. Ma no, piante di frasche. Piante di piangiuto. Perché dovevo piangere? Me l'ha detto il professore!
E a questo professore chi ce l'ha detto? Don Ferdinando! Dice la Chirina piange, la Chirina diventa ietteca! Ferdinando è mio fratello! La Chirina è sua sorella! Ma perché diventa ietteca? Per via delle lastre! Lastre? La Chirina! Qui! No, aspetta! Qui fu Napoli! Ma non si vede lì! Ma poi la ragazza prende la fissazione, si mette il chiodo in testa, non mangia più, non beve più, fa solo pipì nelle bianche all'acqua tutta la terrazza! La Chirina! Don Vincenzi, io non vi capisco! Non anch'io, la Chirina! Io sono l'uomo delle lastre! Ma lastre! La Chirina! Vincenzino! Mi vuoi bene? E per forza, ci dobbiamo sposare! Sì, sì, io ti sposo, io sono l'uomo delle lastre, io le ho guardate per prima e io ti devo sposare! Sì, sì! Ha detto mamma che il bene viene appresso, a poco sì, quando ci sposiamo. Sì. Anzi, ha detto mamma che voi la sera mi portate al cinematografo, al ristorante, al teatro a ballare. Ma il vero cinematografo, al ristorante a ballare. Ma non facciamo troppo tardi! Ma che c'entra? Una sera! E parte! Volevo dire! Mi ha detto mamma che voi tenete a sé denaro. È vero a sé denaro? Ma il denaro non serve, la Chirina, lo sai? Ma tu la conosci la storiella di Diocino? No! E adesso te lo conto io! Vieni qua, la Chirina! Siedi, la Chirina, siedi, la Chirina! La Chirina! La Chirina, dunque, ascoltami bene. Allora, Diocino abitava in una ramigiana. Dispregiava il denaro, diceva che la ricchezza dell'uomo stava nel cervello e quando arriva l'uomo è ricco qua che gli botta del denaro. No, no, ha detto mamma che per cambare ci vuole assai denaro, anzi ha detto mamma che io vi sposo perché voi siete ricco assai, perché altrimenti, ha detto mamma io non la passavo questa disgrazia. E chi vi dice che sia una disgrazia? Ma la conosci la carambola cinese? No! E adesso te la conto io, la Chirina. Dunque, ascoltami bene. In Cina ci stava un cinese. E questo cinese aveva un cavallo. Un giorno come fu, o come non fu, il figlio del cavallo se ne scappa. Allora tutti gli amici andarono a casa a fare le condoglianze dell'esequo della disgrazia che era, che vedete che sia una disgrazia. Infatti, la moglie del cavallo partorì 7-8 cavalli selvaggi. Allora tutti gli amici andarono a casa a fare le condoglianze l'ultimo dell'anno! No! Pure io mi credevo! Scoppiò la guerra! Una guerra terribile! Infatti il figlio del cavallo fu chiamato in guerra e tornò senza una gamba spezzata, sì! Allora tutti gli amici andarono a casa questa volta per fare le condoglianze della felicitazione, della disgrazia che Rachelina, non si è mai capito chi ha vinto la guerra! Mai! No, mai, Rachelina, mai! Ah sì, perché quando scoppiò la guerra, i cinesi non stavano là. Ma erano andati a fare un giro in automobile senza zia Carmela! A mandare la cena, una passeggiata bella, tutti quanti fischiettando, una scarpata di faccia! E sai chi è stato? No! San Gennaro! Rachel! Tu devi essere entusiasmatica di sposarti un filosofico come me, che non fa niente dalla mattina alla sera, ma quel niente che non fa, non lo sa proprio fare. Rachel! Ricordati che di Vincenzino Esposito ne parleranno i posteregrafonici! È permesso? Ragazzi!
fai? È stata qua con la scusa di cercare a te. Non l'avevi detto tu. Don Vincenzino? Ho scelgo. Don Vincenzino, la notizia l'ho saputa stamattina dal barbiere. È bravo, bravo. Grazie. Ma quale dici? Ah, sì, la notizia! E il professore non ci sta? No, è andato un attimo dal tabaccaro! Ah, dal tabaccaro! Sì, ha preso un sigaro! Un sigaro? Bravo, bravo! Toscano! Bravo, bravo! Sta arrivando! Bravo! Bravo! Avete fatto venire vostra sorella, sì. Vostra madre, ha detto niente! Niente! Adesso portatevi la sorella, se no si consuma tutta una volta! Subito, professore! Tra poco! Aghilina! Saluta Vincenzino, andiamo in cena! Uffa! Accettiamo in cena! Aspetta! Ma come sputa bene! Oh Gesù, ci siamo passati da bene, sei la tua tesoro! Tu trovi il tesoro! Anna Carmela! Sapete come dice il filosofo? Nulla importa all'uomo che dice che nulla importa! All'uomo mai soffermo, non è morto! Quei disgrazia! A lei mi sei 25.000 lire! Una Carmela, non è colpa sua, le 25.000 lire gli sono state rubate! Mamma mia, mi sento male! Non mi piace!
mamma, che è successo? Non va buono, ho vestito, non va buono. Ma quando mai non va buono? Quando mai non va buono? Oh, vi come sei bello, vi? Oh, vi come sei bello, mi sembri una papata. Ma non c'è un secondo, e che mi fa difetto? Ma qua difetta, qua difetta, tu difetti non ne tieni. Tu sei perfetta! Ma non si poteva aspettare un'altra quindicina di giorni? No, signore, si poteva aspettare, si doveva fare subito. E sa perché a mamma? Perché l'uomo l'ha così fanno. Mentre vanno a presa uno, ne viene un altro e se ne pentano. E Vincenzina è sposa, non si può pentire. Ricordate che Vincenzina è sposa, ce n'è uno solo. Perciò stasera facciamo il fidanzamento ufficiale. Tra 15 giorni non mi parò e tra un mese ci sposiamo. E capita, mamma? Suor Angelica! Sì. Oh, l'ha trovato Suor Angelica! Indovinate chi è venuto? E che ne so, chi è venuto l'orchestrino? No! Li sono duri! La stessa cosa, cretino! Falli accomodare, va, falli accomodare! Vieni accomodare, vieni accomodare! Mamma mia! Che scostumate, che scostumate! Uè, Rachini! Rachini! Ma dove vai a mamma? Ma dove vai a mamma? Assetta! Assetta, mamma, assetta! Che buona mamma, che buona! La cioccolata! Voglio la cioccolata! La cioccolata, vabbè! Che biscotto, ti piace nei savoiardi, vabbè! Assai, assai! E mamma te fa burta! Mamma! Che c'è? I dolci stanno nella dispensa! Ma papà non ne ha mandato! Ma come non l'ha mandato? 50 monachini, 60 sfugliati, 70 diplomati! E 18 babà! E papà non ce ne sta. Ti sei strafocata 18 babà! Erano buona mamma! Erano buona! Assai, assai! Due metri, verno solitari, tieni due metri! Ma come ti sei mangiato il babà? E a te che te ne importa? E poi diamo la colpa a Catino ogni volta che non ci sta né passa la dita! Non tenevo fame! Basta! Ma come quelle sei mangiate il babà? E si fa senza babà! E certo! E certo! Indovinate chi è venuto! Ah, ogni volta facciamo l'indovinello, chi è venuto? Il signor Don Vincenzino Esposito! Ecco, bravo, e chi se ne... Chi? Chi è venuto? Don Vincenzino Esposito! Ma non è mio! Ma falla su! Ferdinando! Ferdinando! Mamma, sto qua. Stai qua? E mi sta qua. E dove devo stare? Là! Là! Avete tutto qui? Qua? No, no, girta mamma. No, tutto con tra. Alzi il braccio. Allora, di là, di là. Ecco, bravo, un tumore. Un tumore. Rachini, Rachini, a crea mamma, si imbalzamata. Più sciolta mamma, più sciolta. Più sciolta, più sciolta, Rachini. Rachilina, più sciolta. No, 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 Rachini, più vezzosa mamma, più vezzosa, più vezzosa. Rachilina, Rachilina, non ti muovere. Rachilina, quanto sei brutta. Zitta, 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 facciamola accomodare, facciamola accomodare, in un museo. Ho sbagliato, scusatemi, Parlami. E chiamiamolo, chiamiamolo Vincenzino, Vincenzino, Vincenzino. Oh, Vincenzino, andiamo bene, ah. Buonasera! Mamma! Buonasera! Ferdinando, caro fratellino mio, caro, caro, caro! Buonasera, Vincenzino! Buona! Ma cosa ha fulminato la lampadina, questa sera? Oh. Buonasera, Vincenzino! Buonasera! In questo giorno di niente concorrenza, io mi tolgo questi pochi fiori, ma sentite. Dite, dite! Ma... In questo giorno di niente concorrenza, io mi tolgo questi pochi fiori, ma... Sentite! Dite, dite!
in questo giorno di lieta concorrenza, io ti tolgo questi pochi fiori. Io ti tolgo questi pochi fiori. Grazie, Vincenzino. E grazie anche per quelle magnifiche rose che avete mandato tutte le mattine. Ah, ma non mi dovete ringraziare, mamma, no? Se no mi offendo, sapete? Ma vi ho mandato. Oh. Io? No! Allora. No! Ma io non li volevo proprio mandare! Quando è stato il fioraio che ha detto, Vincenzino, permettete che ogni mattina faccio mazzo alla vostra fidanzata? Ho detto, fioraio, fai questo mazzo! Non ti preoccupare! Dice, ci penso io, dico, pensaci tu, dice lui, poi, ha una fede, non è essere. Agatino! Ma che pure? Vincenzino, levatevi il cappotto. Questo qua? Ma sto vestito sotto, sapete? Assettate! Sì, mi siedo! Levatevi il cappotto! Il cappotto! Assettate! Assettate! Levatevi il cappotto! Assettate! Assettate! Il cappotto! Assettate! Cappotto! Ehi! Un cappotto! Aggiungami, tu! A comprare uomini! Ma non manicami a me così! Una cosa per volta, no? Adesso mi tolgo il cappottino per la mamina. E poi mi siedo vicino al lampadario. A me, a me, dai, te la porto di là, dai. A me, a me! A me! A me, a me! Ehi! Che siamo fucinati tutto quanto! Vincenzino! Sì! Come siete elegante! Veramente? Sì! Vi piace questa miss, mamma? Molto! Mo mangia miss! Sapete, mamma? Questo vestito l'ho comprato a noleggio! Ho andato da Sarto e ho detto, Sarto, sai, mi serve un grande vestito per una grande serata di fidanzamento. Il Sarto ha detto, Vincenzino, prendetevi questo, non vi preoccupate. Tanto poi, alla fine del mese. Agatino! Ma che bu? Ma l'avete preso cucciolo questo qua? No, ma che disse la razza che si appassiona, sapete? Con lui non segni? Ah, mi aveva dimenticato, mamma, la mano, per cortesia. Scusatemi, Poi, quando vedi che la serata proprio si è infuocata, proprio che abbiamo tutta la gente da mezzo alla strada, pigliani il... e un brinquedo. C'è lo schiaffi al rito della tua fidanzata. Doveva essere una sorpresa, una sorpresa che ti avevo. Ma non viene da sorpresa, la facciamo lo stesso, non dire niente, ma non viene bene. Ah, no, non viene bene. Ma no, che non viene bene, mamma, è in meraviglia di voi, no? Volete mettere con tutta la gente da mezzo alla via? Siamo soltanto qua quattro gatti e una scigna. Ma mi dimenticavo, sai? Vi devo dicere una poesia. Modestamente questa poesia l'ho scomposta appropriatamente io. Quando la reclamo vi accorgerete di tutto ciò. Ecco a voi, signor e signor, poesia, augello del cielo. Oh, mio augello che svolati nel cielo, un zappato di stelle, un zappato. E come il sol che tramonta nel cuore dell'innamorato, e l'amore si è perduto, e l'amore si è perduto, e l'amore si è perduto, e si è perduto un'aria, e la casa ha perduto un'aria. E cominciamo porco! Uè! Ehi, Vincenzi! E se ne fuma d'aria, lo co! Ma no, signore! Come lo signore? C'ero io! Oh. Per guardarlo solo a me! Che bello! Oh, che bello! Molto bello! Molto bello! La mamma! La mamma! La cazza ladra la mamma! La cazza ladra! Rachela, lo vedi?
vedi? Questo è un solitario. Ma pure io leggo per me solitario. Non do così. Brava, è un capitone. Se facciamo una nave, sono tacita a bordo, non ti preoccupare. Ma vedi, questo è un solitario. Vedi, questo qua costa un sacco di soldi, sai, proprio da sai. Soltanto che non ti posso dire quanto costa. Ma perché non si dice? No, perché non saccio proprio, mamma. Ho andato con Giuliero e ho detto, Giuliero, mi serve proprio un grande gioiello per la mia innamorata, che luccichea tutto quanto. Ha detto il gioielliere, prendo questo, Vincenzino, non ti preoccupare. Tanto poi... Ma quando ne abbiamo oggi? 4. Ma ne abbiamo pochissimo! Tanto poi, alla fine del mese... Ma Catino, adesso basta, vai fuori e non esci più! Ma che buono! Scusate, Vincenzino, scusate! Ma non vi preoccupate, mamma, non dovete fare così, che casomai qualcuno, qualche vicino, fa un reclamo alla protezione animali, passate un guaio, sapete? Non voglio mai il cielo, eh? Mamma, posso fare la consegna ufficiale? Prego, prego, Vincenzino. Grazie. Blanchella, te lo consegno ufficiale. E prendete, schiaffi l'anillo alla tua fidanzata. Quanto è bello! È vero che è bello, mamma? Molto bello, figlia mia, molto. Ti piace? Ho avuto proprio un po' gusto, mamma. Un gusto squisito. Sì, sono un po' gustaio. Sì, ma non faccio per vantarmi, anche Rachilina ha avuto dei bellissimi regali. Rachilina, perché non fai vedere a Vincenzino tutti i regali delle zie? Tutte parte, vai! Vai, Rachilina, vai! Vai, vai! Pensate, sì, pensate, persino una ballerina spagnola! Ma no! Con le nacchere in mano e la pettinessa in testa! Ma che madonna dite! Andate, Vincenzino! Sì, andiamo, Rachilina! Andate, andiamo a vedere Rachilina. La pottinessa, dai! La pottinessa della zia! La pottinessa della zia! Mamma, no! Avete parlato con Don Matteo? Sì, signora, ci parlavo. E allora? E allora niente. Ha detto che non ci dà la proroga, dobbiamo pagare. E mo come facciamo? Come facciamo? Non ti preoccupare, dobbiamo anticipare il matrimonio. Sì, signora, mi anticipo il matrimonio. E poi non ti faccio vedere come a badere che mi piezze. Non ti preoccupare. Vincenzino! Sono qua, mamma! Avete visto i regali? Sì, probabilmente la bottonessa. Vi piacciono? Sì, molto! Buona Angelica! Suora Angelica! Suora Angelica non ci sta? No, ci sta padre Ferdinando, ma che buco! Indovinate chi è venuto? Che? Il professore Parascano! Oh! Il commendatore Valentini! Valentini? E fallo venire subito, muoviti! Subito! Prego, commendatore, accomodatevi! Oh, Valentini! Entra! Costumato, villano. Buonasera, Valentini. Buonasera. Ma come si permette? No, ma non è data retta, quello è selvaggio, Valentini, è un selvaggio. Piuttosto, a che dobbiamo questa visita? Ho saputo che qui c'era un festino. Ma che tenete da festeggiare? Ma no, niente, Valentini, è una cosa in famiglia, giusto per stare un po' tutti quanti insieme. A proposito, vi volevo presentare mia madre. Accomodate da questa parte. E la voglio presentare perché è una donna speciale. Andiamo da accomodate, Valentini, accomodate. Vieni, Giacchi, vieni, che casa sei? Sì, vieni, trasco. Oh, guarda che bella casa, la siete di compoti, Valentini. Oh, ultimami celeste. Ah, qua celeste, che le piante sono giocate. Si mette qua, oi. Ehi, che facete in questa casa? Questa è una casa signorile. Le vieni, 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 vieni. Professore, ti dà apposta a Cristo. Ma perché, che è stato? Professore, ce ne vuole cacciare. E perché li vuoi cacciare? Stanno con voi. Stanno con me, sicuramente, certo. Anzi, avvisa il proprietario di casa che c'è il professore Parascandolo con alcuni suoi discepoli. Altri arriveranno dopo, più tardi, una quindicina. Vai, vai, vai. Vai. Voglio, mi raccomando, questa è la casa di Rachilina, la fidanzata di Vincenzino, comportiamoci bene. Bella casa, professore. Bella casa. Sì, sì, bella sì casa. Pure Rachilina è una bella ragazza. Sì, sì, però, professore, mi hanno detto che Rachilina era un po' nervoso. Sapete come lo farà disperare a quel povero Vincenzino? Eh no, professore, non sta bene.
Non sta bene perché, come si dice, l'uomo deve essere sempre dritto. Ma che dritto è storto? Ancora con questi concetti arretrati. Hai sbagliato. Avanti giochi, non rispondi tu. Sì, sì. Come deve essere l'uomo? Sì. Filsofonofo! No, no, no. Falsofilofo! Socrate, Diogene, Platone, Nacapatal! Io, per esempio, non lavoro più. I vestiti non li faccio più. E fai bene, e faceva una dialoga. No, 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 no. Scriveva una dialoga, ma i vestiti li faceva bene. Sì, sì. La sartoria che hai fatto? L'hai venduta, no? No, 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 l'ho regalata. Tutto regalato. Aco, filo, bottone, pure il ferro da stiro regalato. Il professore dice sempre così. Sempre così. Oh, carissimo professore! Come sono contento che avete venuto, guardate! Siamo qui per festeggiare! Grazie, molto grazie! Guarda, vedi se vuoi scappare la caccia! Guarda chi ci sta, Giacchino, vedi? Giacchino? Sì! Ma ho visto usarti chi sta? No, no, non lo faccio più impazzare! Veramente, che fai? Faccio il filsofonofo! Filsofonofo? Ma che è sta cosa? Socrate, Diogene, Platone, Nacapatano! Ah, bravo! Hai seguito le orme del professore! Hai venduto tutto? No, no, l'ho regalato. La sartoria l'ho regalata. Tutto regalato. Aco, filo, bottone, pure il ferro da stiro regalato. Bravo, mi sei ribaldato di tutto. Mi fa piacere per te. Bravo, Cecchino, bravo. Vincenzino, guarda là chi ci sta. Chi guarda, chi guarda, il tuo amico d'infanzia. Vincenzino, un fraterno e caloroso abbraccio. Disgraziato assassino, Mariuolo, che non c'è. Vincenzino, ma tu studi rapido. Sono ti comporti in questo modo. Ricordati, ricordati, in questo caso l'unico rimedio è lo specchio. Tu ti metti l'annazzo allo specchio e mangia sputa in faccia. Vincenzino, non mi deludere. Vincenzino, non deludere il professore. Ma che ti sei rubato i 25.000 lire? Ma che te ne importa a te? Come che me ne importa? Il denaro non c'è. Socrate, Diogene, Platone. Nacapatante. Io la sartoria l'ho regalata, tutto regalato. Ata, fil, bottone. Pure il fantastico regalato! A che me ne importa a me? A che me ne importa a me? Ma io ho regalato tutto! A che me ne importa a me? Buonasera, professore! Tutto regalato! Proprietario di casa, un veterano, vi presento alcuni miei discepoli, Marchetello il più giovane. Piacere, piacere, piacere! E poi ci sta Giacchino! Piacere! Faceva il salto! Ah, faceva il salto! Tutto regalato, tutto! Ah, che figlio! Pure il ferro da stiro regalato! Vabbè, permettete. Professore, che mi avete lasciato su? Ah, vi volevo presentare il professore Parascandalo. Ah, ma noi già ci conosciamo. Ah, sì? Sì, sì, da qualche giorno. Caro professore. Caro Valentini. Vabbè, vogliamo andare a prendere una boccata d'aria, che sì, dite? Andiamo a prendere un poco di aria in bocca. Andiamo. A prendere un po' di aria in bocca. Ma come subito? Non lo so, ci hanno parecchio. A questa parte, a casa. Andiamo, vieni da questa parte. E che da correndo da sopra. Adesso noi andiamo. Andiamo. Professore, scusate. Dite, Valentino. Io volevo parlare un momento, perché? Dite. Professore, voi l'altro giorno siete venuti a casa mia per invitarmi cortesemente a desistere dal proposito di investire quella somma nell'azienda di Ferdinando De Rosa, perché mi diceste che i soldi che avrebbero prestato Vincenzino Esposito. Io lì per lì lasciai cadere la cosa, perché io dico francamente la verità, non ci credetti, ma ora ho saputo che Vincenzino sta per diventare veramente il cognato di Ferdinando De Rosa. Allora a questo punto io ho riflettuto e ho capito che le mie probabilità di concludere l'affare diminuiscono. No, 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 non diminuiscono. Svaniscono completamente, perché i soldi li presto con Vincenzino Esposito. Vincenzino Esposito. Ma io sono un uomo testardo e quando mi metto in testa una cosa, professore, difficilmente me la vengo. E che vi siete messo in testa, Valentino? Professore, voi dovete convincere Vincenzino Esposito a rinunciare all'affare. Ma questo per Vincenzino Esposito non è un affare. Questi sono affari che fate voi, Valentino. Ma stavolta l'avete perduto, che ci volete fare? Su, su, andiamo, Valentini, venite a bere qualcosa con gli amici. Professore, io non sono venuto qui per bere. Valentini, ma io sì. Che volete fare? Mi volete arrestare? Io sono un uomo libero, Valentini, faccio quello che mi pare e piace. Andiamo a bere, su, se volete venire. Professore, io vi prego, abbiate pazienza, scusatemi tanto, perdonate, ma io vi volevo dire una cosa molto urgente. Va bene, se mi parlate con questo tono, allora dite pure. Professore, se voi fate in modo che Vincenzino Esposito non presti il denaro a Ferdinando De Rosa, questo sarà costretto a venire da me.
Ed io di questo ne sono certo. E quindi in quell'occasione, professore, se voi mi aiutate, io mi ricorderò di voi. Siete venuti avanti. Ma non fate questi gesti osceni, per carità, voi date del denaro a me. Io se vi posso aiutare vi aiuto, ma gratuitamente come faccio con tutti quanti. Va bene, vuol dire che io mi disobbligherò in altro modo. No, avanti, in nessun modo. Quello che serve a me, voi non me lo potete dare. Vabbè, non si sa mai. Si sa, senza che metti da fuoco tranvire. Volete sapere la mia giornata ideale, come vivo io? Sentiamo. Ma ve lo dico. La mattina una passeggiata con mia caraccia, l'aria fresca, l'addorno al mare. La sera con gli amici, fuori al balcone, una tirata di tabacco. Questo mi serve per vivere. È tutto senza denaro. E allora, amico mio, io non vi posso aiutare. Ma perché? Perché l'affare per Don Ferdinando De Rosa è rovinoso. Rovinoso. Voi siete uno strozzino. E questo non me lo dovete dire. Ma lo devo dire. E voi chiedete il 45% di interesse. E questo è il problema. Questo. Non vi preoccupate, che se è solo questo, vuol dire che il 45% lo facciamo diventare il 44%. Se avesse fa male, su cale di pressione. E quello è un punto percentuale. Hai pronto con questo punto. Valentino, io e voi siamo fatti di due razze diverse. Mi dispiace, sono affari poco puliti, a me non interessa. Professore, abbiate pazienza. Ma gli affari che voi definite poco puliti, io li definisco rischiosi. E un affare rischioso deve dare un interesse alto. Ma perché voi è rischioso prestare i soldi a Don Ferdinando De Rosa? Andiamo, un'azienda che traballa, un padrone con le mani bucate, è il vizio del gioco. Il vizio del gioco non è un affare pericoloso. Azienda traballa, mani bucate, vero? Padrone con il vizio del gioco. Professore. Ferdinando De Rosa ormai è un uomo fallito. Si può fare, Valenti, si può fare, sì. Statemi a sentire, io sto già escogitando una stratagemma per aiutare tutti quanti e aiuterò anche voi. Voi prestate tranquillamente i soldi a Ferdinando De Rosa e io convincerò Vincenzino Esposito ad avallare questo prestito con una firma. Che ve ne va? Ma sì, questa sì che è una buona idea. Siete contenti, eh? Cioè, si capisce, perché Ferdinando De Rosa firma una bella cambiale con l'avallo di Vincenzino. E voi state in una botte di ferro, però? Però dovete abbassare l'interesse al povero Don Ferdinando. Vabbè, state tranquilli, state sereni, non preoccupate. E se voi dite che è il 44%, a te lo facciamo diventare il 43%. Cazzo, ma sembra un punto alla volta, passate voi, che Valentino. Dovete scendere più giù. Vabbè, 42. Più giù, Valentino. Il 41, va. 7. Che? 7%. Il 7. 7, sì, 7%. Dovete fare pure presto, Valentino, perché stiamo per chiudere, eh? Avete capito, no? All'8 è sempre con la valle di Vicenza. Valentino, a 7, prezzi fissi, va, decidetevi. Va bene per il 7. Però per questo, devo dire francamente, che l'affare è male. È molto magro, è magrissimo, è così magrissimo. Insomma, cresso. No, mi ha detto che il fratello stava facendo una cura dimagrante, è diventato magro, si è sciupato. Vabbè, professore, veniamo a noi. Avete parlato con Vincenzino? Ho parlato con Vincenzino. E allora? E allora ha detto che è disposto a darvi il prestito alle 200.000 lire, però naturalmente dobbiamo aspettare, perché per sbloccare i titoli e avere i soldi, ma aspetta 4-5 mesi. Insomma, io non posso aspettare nemmeno 5 minuti. Santo Dio, ma come vi siete ridotto. E allora dovete ricorrere al prestito. Per forza. Sentite a me, quanto vorreste pagare di interesse voi? Ma che ne so, un tasso ragionevole, il 10, l'11, ma non il 45 e il 50 come faccio. Ma Ferdinando, io vi faccio avere il prestito al 7%. Al 7%? Al 7%. E da chi? Da Valentini. Ho parlato poco fa, sì, Valentini, sì. E lui ha detto che è disposto a farlo, naturalmente lui vuole la valla di Vincenzino Esposito da parte vostra, lui. Insomma, Vincenzino me la fa a me. Va, Vincenzino la fa tutto quanto, certo. Però Vincenzino deve avere delle garanzie, perché l'azienda, voi sapete, traballa. Voi avete le mani bucate, il vizio del gioco. Voi dovete offrire a Vincenzino Esposito la direzione amministrativa del pastificio. Direzione amministrativa? Direzione amministrativa, sentite, a me vi conviene. Vincenzino è un ragazzo a posto.
alla fine mese sarete tranquillo che i conti torneranno alla perfezione. Se volete le 200.000 lire, queste sono le condizioni. Vabbè, professor, comunque io devo parlare con mamma. Parlatene con vostra mamma. Ma credo che sarà d'accordo. Beh. Poi, professor, come si dice? O mi mangio questa minestra o... Professor, fate una cosa, sì. Mentre io parlo con mamma, voi preparate una bozza del contratto. Oh. Questa? Questa bozza di contratto qua. Vedete se va bene questa, eh? E come sapevate che avremmo accettato? E voi come avete detto? O mi mangio questa minestra. E io per non farvi buttare dalla finestra ho preparato questa bozza di contratto qua. Vabbè, la faccio leggere a mamma. Fate la leggere. Andiamo a fare leggere. Ma non mi capi! Direttore. Direttore? No. Tu direttore. Io? Tu sei il direttore. Ma c'ho direttore qua! No. L'affare sono questi. Il signor Valentini presta i soldi al signor De Rosa. Voi firmate una cambiale a Valentini con l'avallo di Vincenzino Esposito, il quale come garante diventa direttore amministrativo del pastificio. Siamo d'accordo? D'accordo. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Va bene, professor, noi andiamo, eh? Dove andate? A prendere la cambiale. Pure la cambiale, Denis. Pure la cambiale, dai. Su, andiamo tutti alle firme, su. Venite alle firme, venite qua. Fortunato. Avete l'avallo di Vincenzino Esposito. Vincenzino, vieni a mettere una bella firma al tuo professore. Su, vieni qua. Dai. Non ti emozionare, come ti ho insegnato io, mi raccomando, vai. Su. Guarda là, guarda.
Disgraziato assassino Mariuolo! Guarda, papà! E si è offeso pure quando ha chiamato Mariuolo! Guarda, papà! Però non li hai spesi, devo dire la verità, se non sei proprio un ladro completo, eh! Sei un ladrino, sei un ladrino! Dai al professore, dai!
allora vi presento il sipario. Ecco qua, Carmine Guadinante. Grande applauso all'amministrazione comunale e al sindaco.